dal porto di Palermo si differenzia il tuo sbarco, quando era una novità, c'erano i cellulari e tutti col mitra, polizia, carabinieri, guardia di finanza, abbiamo convenuto che se c'è bisogno di ragioni di sicurezza, la polizia, la guardia di finanza e i carabinieri stanno dietro un muro nascosti pronti a venire. Ma che arrivano ad avere la sensazione che è un criminale, per il solo fatto che cerca di sopravvivere. Credo che questo poteva accadere forse soltanto a Palermo, città nella quale, dicendo queste cose, ho ottenuto il 34% delle maglie troppo larghe. Credo che sicuramente non è una semplice situazione. L'allargamento ad est dell'Europa ha certamente distratto in qualche modo le policies nei confronti dell'area mediterraneo, e la forza di questa conferenza di dover ripresentare in senso olistico un tema. La cultura, la ricerca, l'educazione sono i nuovi motori e la nuova centralità di una strategia eurovisionale che abbia un senso, una prospettiva e anche una base, una sostanza. Però c'è da ricostruire relazioni, soprattutto, c'è da ricostruire partenariati, reti, piattaforme, come si dice oggi, e di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo, anche dei programmi europei, ma non basta. Penso che sia molto importante il fatto che oggi ne siamo di fronte alla vigilia di una presentazione che abbiamo molto sollecitato come Commissione Cultura insieme alla Commissione Esteri, per la prima volta abbiamo fatto delle riunioni congiunte con la Commissione Esteri, ma con anche il governo italiano, ha ricevuto molto competente, perché su questo il IVA ha avuto un ruolo propulsore, e riconosco anche della presenza italiana una grande leadership che aveva posto molte condizioni per la ricostruzione. Cioè quella è un'azione. Venerdì scorso si è svolta alla Camera dei Deputati una riunione, un incontro coordinato dall'onorevole Ciauti, rappresentanti anche della sponda sud del Mediterraneo, ma anche del nord dell'Europa. E l'intervento che ha fatto il direttore delle attività della Siria, il dottor Abdulhakim, è stato di una grande emozione, perché ha raccontato come nel loro paese ci sia stata una mobilitazione delle persone per salvare il patrimonio culturale. Loro hanno messo in sicurezza, hanno raccolto in depositi nascosti oltre 300.000 beni mobili archeologici, per lo più, ma anche facenti parte del patrimonio culturale. Quelli che costituiscono una barriera e una difficoltà di comprensione, per questo il dialogo è tanto più importante. I due grandi fattori che io, come praticante del dialogo, come artigiano praticante del dialogo interculturale, un tipo di dialogo che faccio radunando risorse dovunque mi capiti di trovarle, quindi fate attenzione ai vostri portafogli, perché potrei passare anche da ciascuno di voi, specialmente i banchieri, ma anche tutti gli altri, raduno risorse per praticare questo dialogo nel quale cerco di coinvolgere i saperi, le università. Le quali a loro volta, poi, una volta sollecitate, mettono anche un po' delle loro risorse in questo dialogo, e lo faccio sui crinali più difficoltosi, quindi il Mediterraneo è uno di questi. Una delle barriere più rilevanti è quella linguistica, è stata già evocata qua, ed è una barriera più forte di quello che noi pensiamo, perché in larga misura ci siamo illusi che nel Mediterraneo e in tutto il Medio Oriente un grand personnage de la géographie universelle. Et je me suis proposé d'être bref, mais également de me mettre un petit peu dans le cadre de l'intitulé, évidemment, de cette thématique dont je pense le maître mot est le terme interculturalité. Quand c'est appliqué à la Méditerranée, ça a des proportions particulières, bien entendu. Mais permettez-moi d'abord, peut-être... C'est l'exposition qu'on a bâtie cette année, qui s'appelait « Lieu saint partagé », qui vient de s'achever avec un très grand succès, qui en a surpris plus d'un, qui était un travail dans lequel on travaillait, une exposition dans laquelle on voulait montrer le partage dans les deux sens que le mot peut avoir en français, c'est-à-dire partage au sens physique du terme, notamment avec les lieux saints partagés en Palestine et en Israël, avec, vous savez, cette fameuse
le tombeau d'Esther avec ses deux entrées, enfin ce type de lieux partagés qui font régulièrement l'actualité sur l'esplanade des mosquées et sur les différents lieux, mais également partage dans le sens positif du terme, c'est-à-dire des lieux sacrés qui sont saints, qui sont réellement partagés entre les religions, alors avec des choses très inattendues, un cas marseillais qu'on a beaucoup étudié. Dovendo partire domani avrei sicuramente preferito per voi e anche forse per me di lasciarci prima, anche perché siamo andati oltre. Cercherò e chiedo anche scusa appunto forse per la brevità, sorvolerò su molte cose. Vi voglio portare un punto di vista che sarà sicuramente un punto di vista che appassionerà questa discussione domani, perché il punto di vista nostro di questa associazione di 35 città, nata nel 1987, per cui tantissimi anni fa, quando appunto non vi era ancora un riferimento governativo con un dipartimento che si occupasse di arte contemporanea, non c'era una direzione generale per una direzione, un dipartimento per la gioventù, insomma erano le città. E dunque il punto di vista che vi porto è il punto di vista di le città. Ancora una volta ci troviamo in questa città, abbiamo capito dalle parole del sindaco come sia centrale, come le città possono diventare, sono un laboratorio di relazioni. Mobilità dove risponde del Mediterraneo, nel campo del patrimonio, della creazione artistica e dell'industria culturale. Ieri abbiamo avuto l'intervento in conclusione in coda di Luigi Radcliffe, che insomma ci ha parlato di esperienze di, soprattutto di giovani che fanno rete, si incontrano, portano avanti progetti creativi. Io per cominciare questo recupero della tavola di ieri inviterei qui al tavolo Andrea Cusumano, che è l'assessore alla cultura del Comune di Palermo, quindi in qualche modo anche un po' padrone di casa in questa città, ed è a sua volta un artista multimediale, no? Perché ha fatto esperienza anche all'estero, sono a Londra, quindi anche direttamente, non è solo diciamo, un amministratore, ma è anche un artista, no, direttamente impegnato, quindi volevo che ci portasse via dalle costituzioni che sono voglia essere sostenibile, non può che essere sostenibile se è appunto sostenuto da una condivisione culturale. Credo che questo sia probabilmente una delle lacune maggiori che abbiamo vissuto negli ultimi anni rispetto alla progettualità nei rapporti con il Mediterraneo, e cioè di considerare la cultura come un elemento che potesse consentire la crescita economica, la crescita nel senso environmental e nel senso del sociale. Credo che bisognerebbe invece aggiungere la cultura come uno dei parametri di questo paradigma di per sé, a prescindere dall'impatto che possa avere sugli sviluppi economici. La crescita è prima di tutto cultura. Però per raccogliere allora i risultati di una sessione molto ricca, tanto sul piano delle riflessioni sulle politiche quanto su quella dei concreti esempi di pratiche. Il mio intervento si colloca più nella dimensione delle politiche, anche se non c'è politica che non sia anche esperienziale, come ci è stato ricordato in autorevoli contributi. Sono che la vita di tutti e quindi che punta al benessere delle persone. E naturalmente è stata ricordata la Convenzione di Faro, che è la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, una convenzione ratificata abbastanza di recente dall'Italia, soltanto nel 2013, e riferisce in modo congiunto di quanto sia importante la salvaguardia e la valorizzazione della tradizione e della creatività, ma anche in termini direttamente legati alla partecipazione. Abbiamo svolto lo scorso anno, nella nona edizione dei nostri colloqui internazionali, abbiamo qualche settimana fa celebrato la decima, lo dico perché si comprenda che è in fieri questo nostro processo di approfondimento, che innanzitutto fonda sulla necessità di creare un rapporto più saldo. Per anche allargare la visione di noi tutti quanti. La Palestina è ricca di storia come in tutta l'area del Mediterraneo, questa area che è stata la culla delle civiltà, infatti, e molte culture. Diciamo un'antinomia tra
questo concetto di, da un lato abbiamo le terre o i luoghi della cultura abbandonati, dall'altro li dobbiamo ricontestualizzare e riusare nella nostra quotidianità. In mezzo noi abbiamo in questi quattro elementi le nuove generazioni e il linguaggio. Noi dobbiamo cercare di capire, innanzitutto sapere che ognuno parla una propria lingua, non solo la lingua, ma i linguaggi sono differenti. E tra l'altro abbiamo le nuove generazioni che ne parlano una completamente diversa e sulla quale dobbiamo provare ad agganciare. Di cultura nel territorio, diciamo nelle comunità, mi è sembrato che l'esempio che c'è stato fatto della realtà del Cairo, ma anche quello di Andrea Bartoli qui in Sicilia, sono veramente molto indicativi e molto interessanti. Allora, sì, un po' personalmente penso che sarebbe bello se la dimensione istituzionale in cui lavoriamo noi fosse capace nel prossimo futuro di sviluppare meccanismi che consentano un coinvolgimento anche, diciamo, delle istituzioni verso questa dimensione. Poi può essere diretto, può essere mediato attraverso attori con cui si collabora, però secondo me sarebbe molto interessante. Come dicevo oggi a pranzo, parlando così nella pausa, ci sono delle dimensioni, per esempio nel campo della salute, dove questo succede ormai da 10 anni, ci sono delle realtà di lotta, soprattutto appunto nei paesi in via di sviluppo, per la prevenzione a malattie infettive, dove solo